affrontando il progetto per Sablier, subito il nostro pensiero è andato alle sensazioni tattili della nostra memoria. Ci sono venute in mente le pietre levigate di un torrente e le nostre dita che cercano un appoggio nella roccia. Queste sensazioni, tutte insieme, ci hanno permesso di definire la bozza della prima forma del rubinetto. Sentiamo le Dolomiti come la nostra casa, probabilmente perché qui la natura e l'uomo convivono da secoli. La sabbia, l'acqua e il vento in natura levigano le superfici, rendendo anche i materiali più duri piacevoli al tatto. Per il nostro progetto, che nasce dai disegni organici, abbiamo voluto ricreare anche queste sensazioni e la tecnologia che ci ha permesso di fare ciò è la sabbiatura. Il progetto con Zucchetti è nato subito da una condizione, nel senso che la ISI 316L era il materiale con cui dovevamo lavorare. Un acciaio inox tra i più pregiati. A noi questo materiale piace molto perché è autenticamente eterno e ci poteva dare l'opportunità di lavorarlo in maniera diversa, di addolcirlo, arrotondarlo in maniera inaspettata. Siamo profondamente convinti che solo il lavoro a più mani tra design e azienda crea un progetto di qualità e con Zucchetti questo è successo. Abbiamo scolpito l'acciaio creando delle silhouette aggraziate femminili, molto particolari. L'uso dei rubinetti Sablier regala al tatto un tocco morbido, però anche una presa sicura, e questo era importante per il nostro pensiero di progetto. Pensiamo che Sablier introduca un nuovo riferimento per questi oggetti in acciaio inossidabile, che normalmente sono più squadrati e spigolosi. I segni distintivi di questo progetto rimandano all'immaginario della clessidra, da qui il nome Sablier, clessidra in francese.